Buongiorno a tutti. Stamattina volevo parlare della Hasselblad 500C, cioè vecchissima Hasselblad, però dato che è un'occasione abbastanza importante che non capiti, non ci capitano quasi mai, e parliamo di questo 58 Nocht Nicor. Cioè questo qui è un obiettivo, devo dire, è un capolavoro di Nippon Kogak. Il ingegnere che ha progettato, ingegnere Shimizu. Shimizu aveva, cioè proprio era specialista del 50 mm, in effetti il precedente 55, 1.2, eccetera, eccetera. Diciamo tutti gli obiettivi della formazione Gauss è stato in quell'epoca, è stato progettato da ingegnere Shimizu. Questo 58 Nocht Nicor, eppure è stato, quindi diciamo è una conseguenza di esigenza di creare un obiettivo molto particolare. Questo Nocht Nicor nasce nel 77 e fino a 97, cioè più o meno 20 anni di produzione. 7 lenti in 6 gruppi. Parte più importante è che hanno utilizzato la prima lente asferica, cioè qua diciamo non poteva cioè, trascurare il flare, coma o eccetera, e quindi hanno dovuto migliorare quel precedente, il modello del disegno, utilizzando la lente frontale, cioè prima lente diciamo asferica. Tra l'altro questa lente, creazione di lente, è morato a mano, quindi ci voleva un'enorme specializzazione di diciamo questo operaio specialista, e che stava davanti a questa macchinari e creare questa lente, cioè proprio prima lente. Quindi era molto difficile anche creare questo obiettivo. Questo obiettivo ha una correzione così, cioè impressionante, di coma fino ai bordi. Quindi coma cos'è? Allora, ad esempio, di notte forse vi è capitato di fotografare non so, cioè paesaggio notturno, oppure anche le stelle, soprattutto ai bordi un punto di lampione diventa una riga, cioè quella è una coma, e che si vede facilmente quanto c'è diciamo livello di coma che c'è ai bordi. Questo già F1.2, tutta apertura, il controllo è pazzesco, soprattutto anche il controllo dei riflessi interni è che ben controllati. Quindi si può tranquillamente a 100 ISO utilizzare anche di notte a fotografare senza creando questo tipo di coma a flare, ok? È un capolavoro davvero di Nippon Kogak. Da 77 fino a 5 anni, 82, va avanti AI, e poi cioè, va avanti AIS. Questo esemplare è AIS. Ah, visto che ci siamo, anche questo parliamo. Tra la differenza AI e AIS, a parte si vede anche del disegno esterno, ma chi non è così tanto esperto a distinguere tra AI e AIS, basterebbe vedere è questo. Se c'è questo vuol dire AIS, se non c'è questa, diciamo, questo segno, infossatura, vuol dire AI. Però qua non perdiamo il tempo, perché AI, perché AIS, cioè è una cosa abbastanza semplice, ma è lunghi anni poi dopodiché Nikon ha mantenuto
questa scanalatura, che questo è un argomento molto interessante, cioè perché una cosa che non serve quasi niente, ma hanno mantenuto questa diciamo, filosofia della costruzione meccanica. Comunque, guardate questa bellezza. Questo è un obiettivo veramente bellissimo. E non solo di notte. Il bello è anche di poter fotografare di giorno, perché ha un controllo sul riflessi così elevato, e quindi anche di giorno, cioè proprio anche contro luce, questo, cioè, proprio si comporta in una maniera esemplare. Cioè, quindi notte, e sì, solo di notte, no, col cavolo, cioè chiudete pure anche 5-6, usate anche di giorno, è un obiettivo altamente bella, cioè proprio non solo, cioè, come tecnicamente bella, ma questa ariosità, la tridimensionalità, è un capolavoro di Nippon Kogan. Bene, grazie dell'attenzione.